Quarto appuntamento con lo spazio confronti nella Galleria Sabauda dei Musereali a Torino. Fino al 3 giugno, Carola Rama e Carlo Mollino. La mostra è costruita attorno a due opere che sono state acquisite recentemente dai musei statali grazie all'azione dell'Ufficio Esportazione della Soprintendenza. L'Ufficio Esportazione ha acquisito due opere che sarebbero state destinate all'esportazione, ritenendo le opere di notevole valore culturale, e quindi queste opere sono poi affluite ai musei dello Stato, nel particolare alla Galleria Sabauda. Intorno alle due opere oggetto di acquisizioni abbiamo raccolto alcune altre opere di Carol Rama. Una delle due opere è un quadro di Carol Rama del 54, e quindi abbiamo raccolto attorno a questo altre opere di Carol Rama degli stessi anni, che testimoniano l'interesse prevalentemente astratto di allora dell'artista. Mentre attorno al drago da passeggio abbiamo raccolto altre due opere di Carol Rama con un immaginario molto simile a quello di Carlo Mollino, l'architetto che ha realizzato il drago da passeggio. L'importante, secondo me, è documentare dei periodi di lavoro dell'artista e quindi inserire l'artista o gli artisti in determinati contesti culturali, in modo da provare a capirne appieno la loro importanza e la loro qualità. In aggiunta a queste opere, l'ho detto prima, ci sono delle immagini della casa studio di Carol Rama realizzate da Beppi Ghiotti che rendono molto bene quello che è l'atmosfera di quel luogo, che è un'atmosfera molto particolare in cui Carol Rama, un luogo in cui Carol Rama è vissuto per 70 anni e in cui ha raccolto oggetti, opere di altri artisti, opere proprie, e ha composto una sorta di scenografia e di installazione.